Ciao a tutti ed eccoci di nuovo in un nuovo video dei cinghiali sul tubo. Sono Vessor e siamo di nuovo su. Tanto mentre faccio questo, siamo di nuovo su Kingdom. Scusate, non mi ricordavo, ero stavo sovrappensiero a cercare di costruire scudi per poter fare i cavalieri, ma ora mi serve però delle persone per fare i cavalieri. Persone che non ho. Ecco, fatto il nono giorno. Vado quindi a reclutarli. Ecco qua i miei due nuovi cavalieri. Uno e due. Tra l'altro, avanzando, se non ricordo male, qua giù dovremmo avere il portale che vorrei togliermi. Ah, prima però c'è lui. Uno, due, tre e quattro. Il buff che non mi interessa e il portale che sta qua. Ancora non me lo fa attaccare. Eppure dovrebbe essere adesso il momento dell'attacco. Ora c'è il rischio che ho evocato una qualche creatura. Speriamo che non dia noia a lui. Eccola qua. Vediamo. No, non gli dà noia, perfetto. Dà noia solamente a me, ma a me non c'è problema. Scappo. Bisogna stare attenti a non farsi trovare con 0 monete. Quando c'è questa creatura che arriva, che tra l'altro è stata appena uccisa dall'arciere, perché darebbe un colpo, mi farebbe cadere la corona e devo essere veloce a riprenderla, perché se la prende prima lui ho perso la partita, finisce in questo modo la partita. Tra l'altro mi iniziano a servirmi molte monete. Ecco fatto, ampliamoci. Oh, ecco che si sono armati, come vi dicevo prima. Ecco qua. Allora, i cavalieri iniziano ad esserci. Ecco qua. Vediamo un po' come possiamo difenderci adesso. Andiamo da qua a raccogliere il frutto del lavoro di questi gentiluomini. Ottimo, qua ci siete voi. Inizio ad essere pieno. Facciamo delle torrette allora in giro. Consumiamo un po' di monete. E qui che mi espande. Non so che cosa espande qua. Ecco qua. Vabbè, questo si sa. Questo non lo so. Facciamo un ampliamento delle mura. Vediamo se mi danno qualcosa. Niente di che. Vediamo qua. Potrei già fare le catapulte, ma per ora aspetto. Ok, direi che ho un bel po' di costruttori adesso. Facciamo anche questo. Vediamo, arcieri ci siamo. Oh, sono entrati, cavolo. Ah no, non sono entrati, già. Non mi ricordo mai che da questo lato è corta. Vediamo questi arcieri che vanno di pallonetto. Stanno colpendo tutto tranne che loro. Ok. Andiamo a reclutare altre persone. Dovrebbe esserci ora? Questo è il giorno del loro possibile attacco, infatti, del decimo giorno. Volevo riavvicinarmi al. Qui c'è il buff che quasi quasi lo facciamo. Ecco fatto. Gli arcieri hanno adesso una migliore accuratezza e dovrebbero fare anche più male. Però qui continuo a non vedere le possibilità di fare attacchi. Tra l'altro sto scappando dalla parte sbagliata. Ciò non è buona cosa, è giusta.
Ah, probabilmente mi ci devo avvicinare. Via. Speriamo di aver fatto una cosa, una mossa giusta, ma quei due secondo me non arriveranno mai. Fammi andare di scatto. Troppo vicino ai cervi per portarli qua. Via. Riscatto. Via. Ecco, inutile, mossa inutile. Dove sono gli arcieri quando servono? Eccoli. Grazie per i soldi che non li ho persi in maniera molto furba. Questo e questo. Ok. Qui c'è il nostro amico cavaliere, appena fuori dalle mura. Come vedete posso ancora di più ampliare queste mura, ma per il momento direi che sono più che soddisfatto. È vero che arriverà l'attacco notturno, ma dovrei essere abbastanza protetto. Notare che ormai non mi dà più niente questa cassa. Dovrei provare ad avanzare da quest'altro lato, ma ormai sta per arrivare la notte. Sono pieno. Ampliamolo. E ampliamo anche questo. Anche lui. Prendiamo altri denari. Così i costruttori hanno un attimo da fare. Hanno fatto una squadriglia che però arriva sempre fino ai confini. Fateci caso, si fermano sempre ai confini. Uno, due. Ottimo quest'arciere. Vediamo se spingiamo in qua questo cervo, uccidetelo. Uccidero i miei prodi. Niente, eh. Voi non siete più considerati cacciatori. Vediamo se riescono a rientrare prima che arriva l'attacco, ma l'attacco verrà da destra. Andiamo a vederlo. Se riusciamo. Non so se faccio in tempo. Vediamo se facciamo in tempo a vederlo. Ma i soldi se li riprenderanno loro, tanto ora ce l'ho. Mi sa che non facciamo in tempo a vederlo. Speriamo che abbia retto. No. Direi di sì, sembrerebbe che non sia successo niente. No, forse qui. Che qualcosa è successo. Non ce lo siamo visti, però siamo vivi, non ho visto unità volanti. Questa è una gran cosa. Ok. Chissà se serve un altro contadino. Una moneta, che è tristissima. Facciamone un altro. Anche arcieri, secondo me. Farei ancora degli altri arcieri. Ok, allora andiamo a dare un'occhiatina. Voi siete reclutati, sì. Sì, allora ridatemi le monete. Qua. Voi siete a posto. Espandiamoci allora. Un altro arciere o un altro cavaliere? Ma cavalieri ce n'ho abbastanza. Facciamo un altro arciere. Loro giustamente non mi avanzano, perché devo spingerli io.
Uno e due. Altri due che arrivano alla base. Questo non me lo prende finché non prende quelli. Però adesso se tolgo quell'albero perdo lo spawn point. Ah, fermati. Qua, rientra. Ottimo, di nuovo il mercante. E ora sono un po' indeciso. Sono un po' indeciso sul da farsi. Potrei avanzare. Devo decidere se andare o a destra o a sinistra. Su questo non ci piove. Decidere quale delle due strade percorrere. Bel dilemma. Andiamo di tanto espandermi. Quasi quasi è meglio qua a sinistra. Facciamolo mangiare. Ok, muoviamoci qui. È notte, tra le altre cose. Espandiamo questo. E a questo punto buttiamo giù questi altri alberi. Uno, due, tre, quattro. Reclutiamo lui e reclutiamo lui. Non ho visto cosa c'è di più in questa direzione. Ah, c'è questo. Non ha molto senso espandermi in questa direzione. Che non buttiamo giù nessun portale. Anzi, ci sono altre persone da reclutare. No, ha più senso da quell'altro lato. A questo punto recluto le persone a ovest, quindi a sinistra. Mentre a destra andrò ad espandere sempre di più finché non arrivo al portale. Facciamo così allora, diamo una svolta alla partita. Facciamo in questo modo. Ma direi di farlo a questo punto nel prossimo video. Siamo già ormai a 13 minuti, quindi a questo punto io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video dove cerchiamo di espanderci ad est per poter arrivare al portale ed attaccarlo con i nostri cavalieri. Alla prossima, ciao!